Si conferma un istituto di istruzione che offre grandi possibilità occupazionali ai suoi studenti. Stiamo parlando dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e per l'Ospitalità Alberghiera di Sant'Arsenio, i cui studenti già dal primo anno vengono impiegati nei progetti di alternanza scuola-lavoro nelle migliori strutture ricettive italiane ed estere. Tra questi c'è Gerardo Manzione, studente dell'ultimo anno tra i migliori, che per il secondo anno ritornerà in un resort 5 stelle di Forte dei Marmi, dove tornerà a lavorare come cameriere e dove ha avuto la possibilità di incontrare e conoscere da vicino personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno anche apprezzato la sua professionalità. Fondamentale anche il lavoro svolto dal professore Pasquale Masullo, che indirizza gli studenti verso le migliori strutture ricettive. Questa scuola inizia dal primo anno ad offrire offerte lavorative, non solo in quinta. Io ho iniziato i primi 2 anni a lavorare nelle strutture ricettive del Vallo di Diano. Nel terzo anno, grazie al professore Masullo, ho fatto la mia prima esperienza fuori, al porto di Maratea. Poi dall'anno scorso si è coronato un sogno, sempre grazie al professore, e sono rivenuto a lavorare in una struttura molto importante a Forte dei Marmi in Versilia, Augustus Hotel Resort, 5 stelle lusso. Io lavoravo come cameriere, chef de rang. Certo, inizialmente non è facile ambientarsi in quell'ambito perché ti trovi a servire subito VIP dal primo giorno, calciatori, attori famosi, cantanti. Partirò subito dopo gli esami di nuovo per Forte dei Marmi, ho ancora un contratto, mi hanno rinnovato quest'anno. E dopo forse andremo in Inghilterra a fare qualche esperienza un po' per migliorare anche la lingua. Un'esperienza che è stata sicuramente incoraggiata anche dal preside Rossi. Tu volevi fargli un augurio anche per il suo prossimo, insomma, pensionamento. Io voglio fare i miei migliori auguri a questa persona molto speciale e molto vicina a noi ragazzi. In questi 5 anni è stato sempre vicino dal primo anno, dal primo giorno, ci ha sempre affiancati in tutto. E anche un'altra persona voglio ringraziare, qui presente, che non l'ho avuto mai modo di farlo prima, il professore Masullo. Io lo chiamo maestro, maestro, perché è lui che ci prende per mano e ci porta nel mondo del lavoro. Ragazzi cominciano a fare l'alternanza scuola-lavoro dal primo anno. Allora, dal primo anno in strutture del posto, il secondo anno fanno 80 ore di stage e poi al terzo anno incominciamo già ad avviarli al lavoro. Nel caso di questo ragazzo, che è uno dei migliori del nostro istituto, l'abbiamo mandato a Forte dei Marmi, un albergo 5 stelle lusso, ma non è l'unico caso. Noi mandiamo ragazzi dopo il diploma anche all'estero, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in America, un po' dappertutto. Anzi, l'anno scorso una nostra alunna che si è diplomata ha partecipato a un progetto Leonardo, ed è stata in Inghilterra per 5 mesi a lavorare in una struttura favolosa dove c'erano dei manager importantissimi, ma anche dei clienti molto molto importanti. Anzi, vi dirò di più, noi abbiamo avuto un nostro alunno che ha lavorato in un ristorante in Inghilterra dove andava a mangiare Tony Blair. Cioè, questo per farvi capire che la nostra scuola è molto molto presente sul territorio e avvia soprattutto i ragazzi al lavoro, ma ragazzi chiaramente meritevoli. C'è da dire anche questo, che noi abbiamo un sacco di richieste di lavoro che non riusciamo comunque a soddisfare.